Madeira è un piccolo arcipelago vulcanico del Portogallo a circa 650 km dalla costa africana. Come si fa a garantire l'approvvigionamento di acqua ed elettricità in un'isola dalla geografia così accidentata? Parte della risposta risiede nell'ottimizzazione del funzionamento della centrale idroelettrica di Socorridos, nell'ambito di un progetto europeo. L'idea era di raccogliere l'acqua della costa nord e trasportarla sulla costa sud, dove vive la gente. Con la stazione di pompaggio ora abbiamo più risorse idriche, perché accumuliamo l'acqua in cima alla montagna e la accumuliamo qui, a un livello più basso, in modo da poterla pompare e perdere meno acqua possibile. Già secoli fa si era capita l'importanza di trasportare l'acqua dal nord montuoso al sud più secco attraverso le levadas. Alcuni di questi tubi di pietra risalgono al XV secolo. Madeira ha 2000 km di levadas. L'acqua viene poi incanalata nelle viscere della montagna. Avevamo una scarsa capacità di stoccaggio dell'acqua. Abbiamo costruito un tunnel di 5,4 km per trasportare l'acqua e immagazzinarla a monte della nostra centrale idroelettrica che esisteva già prima di questo progetto. Abbiamo anche dovuto scavare delle gallerie nella montagna, una grande sfida costruttiva. Grazie a questo progetto l'utilizzo di energie rinnovabili sull'isola è ora del 33%. Se necessario, l'energia eolica viene utilizzata per spostare l'acqua immagazzinata nella centrale a questo serbatoio sulla collina. L'acqua del serbatoio viene trattata per il consumo umano e l'agricoltura, ma ha anche un terzo utilizzo. Qui abbiamo un volume d'acqua che viene trasferito durante la notte su un terreno più alto e poi turbinato durante il giorno. Diciamo che è un volume strategico che viene utilizzato per ottenere questa reversibilità della produzione di energia. Il costo totale del progetto è di 34,7 milioni di euro, di cui 17,3 cofinanziati dalla politica di coesione europea. Il sud dell'isola è la zona più arida e quindi la più critica. Francisco ha una piantagione di banane. Da quando l'impianto di Socorridos è stato ottimizzato, si sente più tranquillo, anche nei periodi di siccità. Coltivo 18 tonnellate di banane e l'irrigazione avviene ogni 11 giorni alle 4:30. Prima era un lavoro duro, ma ora le cose sono migliorate molto. L'acqua entra nei tunnel e arriva alla piantagione più velocemente e meglio. Questo progetto è stato premiato come uno dei migliori cofinanziati dall'Europa negli ultimi 15 anni ai Regio Stars Awards.